Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Eh, scusatemi per i video delle scorse settimane, purtroppo la mia videocamera, quella sto, con cui sto riprendendo adesso, era andata un po' in tilt, quindi ho fatto due riprese con il cellulare, ma finalmente è tornata a funzionare, quindi posso ricominciare a fare dei video con una qualità decente. Allora, oggi voglio registrare un video un po' particolare. Se vi ricordate, qualche tempo fa avevo girato un video in cui parlavo del libro perfetto, comunque perfetto per me, elencandovi una serie di caratteristiche che eh, amo trovare nei libri, e eh, vi portavo anche qualche esempio di libri che appunto avevano queste caratteristiche. Bene, tra i commenti, qualcuno di voi mi ha scritto. Ma perché non fai anche lo stesso procedimento al contrario? Quindi il libro eh, imperfetto, o meglio, tutte le caratteristiche che non vuoi trovare all'interno di un libro, quindi anche in questo caso mi sono munita di una bella pila di libri di cui parlarvi per portarvi degli esempi su tutte le caratteristiche che detesto trovare all'interno dei libri. Cominciamo subito, come sempre. Per prima cosa, partiamo dalla copertina, quindi la parte esteriore, quella che vediamo per prima quando andiamo in libreria. Io non supposto, le copertine fatte in questa maniera, ovvero con i volti di ragazza eh, davanti, ecco, in primo piano la Garzanti ha fatto una, una serie, una bella serie di libri eh, tutti più o meno in questa, fatti in questa maniera e questa è una copertina che non mi attrae assolutamente fortunatamente in questo caso, dato che il libro mi è stato regalato, poi all'interno in realtà eh, la trama, comunque la storia mi è piaciuta molto, quindi diciamo che se non me l'avessero regalato io non l'avrei mai comprato, come ho detto questa è una copertina che non mi piace assolutamente, anche perché secondo me non c'entra assolutamente niente con quello che troveremo all'interno. Che cosa mi deve comunicare una ragazza così seria in mezzo alle piante? Assolutamente nulla, anche perché avendo letto il libro so che non c'entra niente con, con la storia che è raccontata, quindi assolutamente no. Per rimanere sempre sull'aspetto esteriore, eh, direi di parlare quindi della parte interna, quindi delle pagine e come non mi piace che eh, siano diciamo impaginate le storie. Questo eh, è il caso dell'esempio che vi porto, è La Repubblica dell'immaginazione di Adarna Fisi, quindi un libro sicuramente molto molto bello, ma eh, che ha un'impaginazione che non mi piace, eh, non tanto per i bordi, perché più o meno i bordi sono abbastanza spessi, in alcuni libri a volte si trovano le parole fino a su. però come vedete è una scrittura molto piccola, non si va quasi mai a capo, quindi sono discorsi molto lunghi che eh, non mi permettono di, di sentir scorrere la lettura, quindi quindi, questo è un, diciamo, un, un modo di, di stampare il libro che proprio non mi piace. Passiamo adesso alla parte interna, alle storie che vengono raccontate, i personaggi. Beh, i personaggi ovviamente eh, devono. ci sono in ogni storia dei personaggi con i quali sentiamo più empatia, personaggi che detestiamo. Di solito è proprio questo l'intento dell'autore: farci simpatizzare solitamente per il protagonista, ma comunque, insomma, per alcuni personaggi e eh, farci magari odiare, detestare o comunque. Eh, non sentire nessun tipo di feeling con altri personaggi perché si comportano in determinate maniere. Bene, un libro però deve avere un po' di equilibrio tra queste due parti, almeno secondo il mio gusto ovviamente. Quindi in questo caso vi porto ad esempio il secondo volume dell'amica geniale, Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante. In questo volume tutti i protagonisti, tutti i personaggi del libro mi, eh, mi rimanevano male. Tanto che eh, ho provato una grandissima rabbia a leggere questo volume, non che questo abbia rallentato la lettura, però insomma avere un per almeno un personaggio con il quale potersi immedesimare, potersi sentire in qualche maniera affine, fine mi avrebbe aiutata sicuramente. Quindi, eh, quando tutti i personaggi sono eh, o antipatici o fanno scelte che non condividiamo, si comportano in maniera stupida o in maniera egoista e cattiva oppure non sono in grado assolutamente di badare a se stessi. Insomma, quando ci viene Voglia di entrare e dare un calcio a queste persone, ecco allora, in quel caso, il libro, diciamo, non mi prende particolarmente. Come ho detto, è normale che ci siano in realtà personaggi più o meno simpatici, però veramente in questo libro non ce n'era nessuno. Voglio fare una menzione anche per i dialoghi, come ho detto anche nei video delle letture del mese i dialoghi sono una cosa non importante di più, quindi bisogna porre particolare attenzione, infatti quando si fa un dialogo si deve cercare, si scrive un dialogo, si deve cercare di rappresentare al meglio la realtà, ma questo non accade copiando parola per parola quello che due persone dal vivo si direbbero, eh, purtroppo questo è un lavoro duro che deve fare lo scrittore per capire qual è la qual è equilibrio giusto, quindi da una parte non sembrare artificioso, quindi non far dire ai personaggi cose che in realtà non direbbero, ma allo stesso tempo tagliare le parti inutili che in un discorso eh, dal vivo eh, necessariamente ci sono. Bene, per farvi un esempio, il libro Buonanotte a te di Roberto Emanuelli eh, ha questi dialoghi completamente sbagliati, eh, quasi sempre appunto ci sono dei, ehm, dei dialoghi, dei discorsi che secondo me sono totalmente superflui, come ad esempio dei lunghi saluti, eh, quindi insomma. Bisogna porre particolare attenzione ai dialoghi perché altrimenti la lettura ne risente. Sempre per quanto riguarda la trama, ovviamente in un libro che mi piace deve accadere qualcosa, nel senso che si deve mantenere viva l'attenzione del lettore, non deve essere una trama noiosa o dove succede tutto alla fine e tutta la parte prima magari è troppo lenta. Per farvi un esempio su questo genere ho portato la regina dei castelli di carta di Stig Larson che è il terzo volume eh, della saga di Millennium di uomini che odiano le donne per capirsi eh, bene io questo libro come vedete c'è anche il segnalibro che non è neppure a metà l'ho iniziato due volte e l'ho interrotto entrambe le volte allo stesso punto perché appunto mi, per un lungo periodo di tempo considerando che poi questo libro è anche bello cicciotto eh, c'erano un sacco di racconti di approfondimenti su alcuni personaggi eh, all'apparenza comunque per il momento marginali che mi annoiavano a morte e quindi veramente non riuscivo ad andare avanti eh, avrei preferito vedere anche un po' d'azione dei nostri protagonisti, che invece viene messa da parte per dedicare una gran parte del libro a un racconto, appunto, di, di un altro personaggio del suo passato, che eh, sinceramente ha pesantito tanto la lettura da non permettermi di finirlo. Ultimo, ma non meno importante, ovviamente, il finale del libro. Anche questa è una parte molto importante perché ovviamente se un libro ci è piaciuto tanto e poi arriviamo alla fine e rimaniamo delusi, è come se venisse un po' eh, sacrificato tutto il libro e perdesse quella, eh, quella bellezza che ha avuto per noi fino a quel momento. In questo caso ho deciso di proporvi, di farvi vedere Splendore di Margaret Mazzantini. Allora, questo libro in realtà non l'avrei voluto tenere nel senso che in generale non mi è piaciuto tanto però eh, io sono andata alla presentazione quindi ho eh, l'autografo dell'autrice quindi lo terrò per sempre eh, comunque l'ho letto tanti anni fa quindi non ricordo molto molto della trama, poi ovviamente parlando di finale non posso svelarvi niente fatto sta che questa è la storia di due ragazzi della loro vita e, del, e della loro omosessualità praticamente ricordo benissimo eh, di aver finito il libro con l'amaro in bocca vengono tirate in ballo anche le. Eh, la religione appunto unita alla sessualità o comunque in questo caso all'omosessualità. In una maniera in, nella quale io non sono assolutamente stata d'accordo, eh, l'ho trovato un finale quasi assurdo, ehm, completamente fuori dalla, dalla realtà, con il quale appunto non ho concordato. Si vuole lasciare un messaggio che secondo me è totalmente sbagliato, quindi eh, questo finale mi ha eh, delusa. E io direi a questo punto che un libro bello deve avere anche un bel finale. Beh. Eh ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Ma soprattutto fatemi sapere quali sono le caratteristiche che non volete assolutamente trovare in un libro. E noi ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!